Ho letto le parole al vento di Fabiano Marchi, assessore del Comune di Taranto, del vice sindaco Fabrizio Manzulli, quali si compiacciono per una Taranto diversa e prendono spunto dai risultati, dal flusso dei visitatori, dei turisti del Castello Aragonese e del Martà. Beh, c'è da dire che per fortuna il Martà e il Castello Aragonese non sono gestiti dal Comune di Taranto. Altrimenti questa sarebbe stata sicuramente la loro fine, non pieni di rifiuti, ma evidentemente con risultati davvero disgustosi, passatemi l'espressione. Sì, perché dinanzi a queste immagini di sacchetti, di cassonetti traboccanti, il sentiment che il cittadino prova, il sentimento, come lo chiama Manzulli, si chiama soltanto disgusto e nulla di più. Si chiama disgusto. Quindi immaginate se delle realtà come il Castello Aragonese, come il Martà, fossero amministrate e gestite dal Comune di Taranto, praticamente noi andremmo a raccogliere quei risultati assai scadenti e penosi che evidentemente sono il frutto della semina operata da Rinaldo Melucci, il quale evidentemente più che anzi non sta affatto seminando la rinascita, ma sta seminando appunto il degrado. Guardate qui queste immagini e non mi venite a dire che la colpa è dei cittadini, perché i cassonetti sono strapieni e i cittadini non sanno dove conferire i rifiuti. Ho voluto insistere e insisto su queste immagini perché sono purtroppo l'immagine, come dire, vera di Taranto, non una immagine artefatta, una immagine fatta di annunci, come gli annunci, no? I proclami che fa il sindaco Melucci, quando si sciacqua la bocca con inglesismi, la giusta transizione ecologica, no? Parla di Just Transition Fund, parla di espressioni che evidentemente lui ripete così a pappagallo, giusto per far vedere che si sta impegnando per Taranto. Ma i risultati dell'amministrazione Melucci sono questi, sono impietosi, e questa è la vera fotografia di Taranto. Questo è il sentimento che l'amministrazione comunale di Taranto, retta da Rinaldo Melucci e amministrata dai vari Marti, dai vari Manzulli, Viggiano e compagnia bella, il sentimento che un'amministrazione del genere provoca è disgusto. Disgusto, letteralmente, perché provate a passare davanti ai cassonetti, ci passerete sicuramente, e ditemi voi se non vi viene da vomitare, ditemi voi se non vi viene davvero il disgusto, perché proprio dal punto di vista olfattivo viene il disgusto, viene il vomito, la puzza è inverosimile. Ma Manzulli e Marti parlano, magnificano il loro operato. Ma questi ci sono o ci fanno?